Come non riconoscere Metal Gear Solid The Twin Snakes? Lunga vita al cubo, col remake più ignorante che sia mai stato fatto. Il primo a scrivere correttamente il titolo è stato Student of Ash, mentre Masker Teo ha dato la risposta più sbagliata di tutte. E credo che in questo periodo tanti di noi ci si rispecchiano senza troppi problemi. Va bene, andiamo avanti, direttamente da una vostra segnalazione. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza danneggiare gli schermi dei vostri device. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Metteremo definitivamente un punto sulla questione Switch OLED e Burn-in. Vedremo alcuni rumor riguardanti Elden Ring e Mario Party Superstars. E discuteremo anche delle ultime indiscrezioni relative a un possibile State of Play di questo mese. Prima di iniziare però l'invito è quello di mettere nella vostra fondina la GunCon e partire verso la conquista non violenta di internet.com. L'obiettivo è la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e passate anche in live questa sera alle 22, dove sul sito Viola continueremo col TG Poro, però dal vivo. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e direi di cominciare da un rinvio dell'ultimo minuto. In questi anni ci siamo ormai abituati all'idea che le date di lancio possano variare da un momento all'altro e questa volta è il turno di Forspoken. Il promettente action RPG pubblicato da Square Enix, previsto inizialmente per maggio di quest'anno, è stato rimandato a ottobre. Il team interno di Luminous Production, lo stesso di Final Fantasy XV, ha fatto sapere sui suoi canali social che la decisione è stata presa per rifinire il più possibile il progetto e far sì che il prodotto finale sia all'altezza della visione dello studio. In un mondo post-cyberpunk ben vengano decisioni del genere, certo è che Luminous non ha proprio questo grande curriculum alle spalle, speriamo solo che le grandi potenzialità di Forspoken riescano a concretizzarsi. Tra l'altro si tratta di un'esclusiva console Sony per ben 2 anni, come ritardo alla sua importanza all'interno della lineup PlayStation. Lapsus colpisce ancora, il collettivo di hacker che ha messo in ginocchio un colosso come Nvidia sembra essere riuscito a colpire anche Samsung. I primi report dell'accaduto parlano di oltre 190 GB di informazioni rubate al gigante tech, tra cui spiccano gli algoritmi alla base delle tecnologie dietro al riconoscimento facciale e a quello delle impronte digitali. Un bel problema per Samsung, anche se ci sono ancora molte incognite dietro a questa situazione. Ancora non è chiaro la motivazione dietro l'attacco, né come Lapsus abbia intenzione di utilizzare queste informazioni. Se siete utenti Samsung, io nei prossimi giorni continuerei a informarmi sull'evoluzione di questa storia. Ci avviciniamo giorno dopo giorno all'E3 2022, o meglio, al periodo in cui dovrebbe ricadere l'E3 2022. Manifestazione che quest'anno di sicuro non si terrà in presenza, ma di cui ancora deve essere confermata una versione digitale. Comunque, il sacro oracolo dei leak videoludici ha parlato. Secondo Jeff Grubb, i tempi per il reveal del nuovo Perfect Dark sarebbero maturi e con una potenziale uscita prevista per il 2023 o, nel peggiore dei casi, 2024, lo slot dell'E3 2022 potrebbe essere lo spazio perfetto per dare finalmente un volto concreto a questo attesissimo progetto. Vi lascio in descrizione il link al podcast di Reset Era dove si è parlato proprio di Perfect Dark, ma non solo. Come al solito, Jeff Grubb è una fonte inesauribile di speculazioni. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e questa volta non si tratta di una vera e propria news, ma più che altro di un aggiornamento su una storia che abbiamo già seguito negli scorsi mesi e riguarda uno stress test molto particolare fatto nei confronti di OLED. Dopo 5 mesi abbiamo finalmente una risposta definitiva su quanto OLED sia predisposta al burn-in. Prima di tutto un breve riassunto. Con burn-in si intende un difetto tipico degli schermi OLED e della loro tecnologia. Se da una parte questi tipi di schermi garantiscono una resa dei colori molto più brillante rispetto agli LCD tradizionali, la prolungata visualizzazione di elementi statici può far incorrere nel burn-in, ovvero in una sorta di alone che rimane visualizzato sullo schermo anche quando le immagini cambiano. È come se i pixel conservassero in memoria qualcosa che è stato stampato sopra a causa di una continua visualizzazione sempre della stessa immagine. I primi schermi OLED soffrivano tantissimo di burn-in, ma la tecnologia ha fatto passi in avanti da gigante negli ultimi anni.
riducendo di tantissimo il problema. Quanto però Switch può essere soggetta al burn-in? Ci eravamo lasciati un paio di mesi fa quando lo youtuber WolfDen aveva deciso di fare il test definitivo sulla Switch OLED, tenendola accesa ininterrottamente per svariati mesi, visualizzando sempre la stessa immagine. Oggi il content creator ha aggiornato il suo pubblico sullo stato dell'esperimento. Dopo 3600 ore di visualizzazione ininterrotta della stessa immagine, presa da Breath of the Wild, è possibile riscontrare un alone impresso sullo schermo nelle zone dove lo screenshot era più luminoso. Ci sono voluti circa 5 mesi per arrivare a una condizione del genere. Ma si tratta di un esperimento fatto in laboratorio, non di certo di condizioni in cui si troveranno mai i giocatori. Anzi meglio, se vi ritrovate a giocare per 3600 ore consecutive senza mai spegnere la console, forse, e dico forse, il burn-in è l'ultimo dei vostri problemi. A questo punto però c'è anche un dato collaterale. Dopo 5 mesi di carica, la batteria non sembra aver subito un deterioramento. Quindi vi lascio il video in descrizione perché è molto interessante seguire tutti i test dettagliati fatti da WolfDen. Ma se eravate tra quelli che vivevano nel terrore del burn-in su Switch OLED e magari non avevano acquistato la console proprio per questo motivo, direi che non c'è alcun bisogno di preoccuparsi. Ora c'è da venerdì che non parliamo di Elden Ring, ma se voglio continuare a pubblicare su YouTube Italia devo pagare la tassa. Non posso permettermi di non citare in questo episodio del TG Poro l'ultima creazione di From Software. Lo dice la legge. Quindi ci sono novità riguardanti un possibile DLC di Elden Ring. Ma siccome questo è un canale poraccio al 100%, ci infilo in mezzo pure Mario Party Superstars. Perché? Perché sì. Partiamo però da Elden Ring. Come illustrato da Lance McDonald, è stata scovata una nuova area di gioco. Utilizzando una mod per andare oltre i confini dell'Interregno, l'utente è riuscito a scovare un'arena altrimenti inaccessibile ma completamente modellata, quasi fosse pronta per diventare teatro di feroci battaglie. Non vi spoilererò nulla, ma visti alcuni eventi che si possono attivare passando in game in prossimità di questa arena, la fanbase ritiene che si tratterà di una zona pensata per duelli multiplayer uno contro uno. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del publisher né degli sviluppatori, ma con l'immenso successo che sta avendo la produzione, l'arrivo di contenuti aggiuntivi è praticamente certo. Chissà solo se si tratterà di free update oppure di corposi DLC a pagamento. Come se poi un gioco così vasto come Elden Ring avesse bisogno di roba in più. Non lo finirò mai, mai, impossibile. Aiuto. Storia leggermente diversa per quanto riguarda Mario Party Superstars. L'utente Reddit VideoPanda7113 ha fatto notare come un sondaggio su YouTube abbia anticipato possibili DLC per Mario Party Superstars. La domanda, rivolta ai consumatori, chiede quali tra i DLC proposti siano i più appetibili. E nella lista, tra tutti i giochi che già dispongono di contenuti aggiuntivi, c'è anche Mario Party Superstars, di cui però non è ancora stato ufficializzato nulla. Ricordiamo che dei dataminer avevano trovato numerosi rimandi all'interno del codice di gioco di tabelloni mai utilizzati nella versione finale di Superstars. Per come è concepito il titolo, una sorta di best of della serie, avrebbe anche molto senso continuare ad aggiungere nuovi elementi. Voi poracci pensate che vedremo a breve un DLC di Mario Party? E chiudiamo con un ultimo rumor, questa volta però riguardante Sony, PlayStation e un possibile State of Play. Le indiscrezioni partono dal portale Game Reactor, dove il redattore Eric Furu afferma che ben 4 fonti differenti gli avrebbero confermato l'intenzione da parte di Sony di trasmettere un nuovo State of Play questa settimana. Protagonisti dello show sarebbero sia studi esterni a Sony, ma anche rappresentanti di PlayStation Studios. In fondo, con l'uscita di GT7, ad ora la lineup di PlayStation 5 rimane abbastanza scoperta per quanto riguarda l'immediato futuro. Quindi una presentazione del genere avrebbe il suo senso, ma c'è un grosso ma. A quanto pare Sony starebbe pensando di rimandare la presentazione di una o due settimane a causa del conflitto che si sta tenendo in Ucraina in questi giorni e quindi della volontà di non voler allontanare l'attenzione dalla cronaca della guerra. Una scelta comprensibile che si allinea alle decisioni prese da numerosi big del settore che si sono tutti schierati contro l'idea della guerra e a supporto della popolazione invasa. Staremo a vedere. Comunque, per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, stiamo entrando in un periodo ricco di annunci che culminerà sicuramente con il periodo estivo delle E3. Poracci, voi cosa vi aspettate da un potenziale State of Play? Che ne so, magari God of War Ragnarok o magari il reveal del tanto atteso Spartacus. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno, oppure
fra pochissimo alle 22 sul sito Viola per una live dove continueremo il TG Poro ma dal vivo. Altrimenti l'appuntamento rimane sempre a domani. Voi comunque fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Barn, Michele in, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Questo è il frigorifero. Sta decollando.